Buongiorno a tutti, ciao a voi appassionati di cucina. Oggi ho improvvisato così una breve diretta perché stavo per preparare dei cestinetti per questa sera per l'aperitivo. Allora ho pensato di condividere con voi questa breve ricetta. Sarà una cosa estremamente semplice, però riuscirete a portare in tavola un piattino simpatico, fresco, gustoso e colorato. Allora, cominciamo subito. Dunque, io utilizzo una pasta, una base della pizza già pronta all'uso, proprio per fare una cosa anche molto veloce. Ogni modo, se avete piacere di preparare la pasta, l'impasto che normalmente utilizzo sono di 500 g di farina zero, poi aggiungo un cubetto, di lievito, di birra fresco. Poi un 2 cucchiaini di olio, 250 g di acqua tiepida, un po' di sale, circa un 20 g e anche un pizzico di zucchero. Oggi comunque per praticità usiamo questa pasta già pronta all'uso. Un attimo che sposto un secondo i messaggi. Dunque, per dargli una forma rotonda, perché vorrei creare una sorta di cestinetto contenitivo di questa insalatina che andremo a preparare, mi servo di un coperchio, giusto per darmi la forma, diciamo circolare. Se non avete la misura adatta, preparate su un cartoncino un disegno di un cerchio, lo ritagliate e andate ad appoggiarlo semplicemente sulla pasta e lo andate a incidere poi con il coltello. Allora, dunque, fate conto che con un rotolo, di base, per la pasta vi vengono fuori due cestinetti belli grandi. Allora, adesso io premo un attimo sulla pasta, mi servo di un coltellino, aspettate che lo prendo, vediamo un coltellino, ovviamente quando cerchi una punta adatta non la trovi, ma ci arrangiamo. Dunque, giusto per essere sicura che il taglio, ciao Gemma, scusa che sto registrando, ecco così non abbiamo la sissina che ci abbaia, ecco qua. È il bello della diretta. Ecco qui, allora adesso io ho preparato questo cerchio, prendiamo o un contenitore per muffin e lo appoggiate lì, ma meglio ancora sarebbero questi stampini di alluminio, perché questi ci permetteranno di dare una forma, adesso vedrete, un pochino più avvolta sui bordi. Allora, prendo con delicatezza, spero che riusciate a vedere, forse è meglio che lo sposto un pochino, sì. Prendo con un po' di delicatezza questa base che ho tagliato, possibilmente mi è anche un cicino grande rispetto al contenitore, ma non importa, in qualche modo adesso noi ce l'aggiustiamo. Allora la infiliamo bene bene dentro, cercando con le dita di fare un po' di pressione, adesso vedrete all'interno, proprio perché così create una base piatta, in modo che poi quando andrete a servirla nel piatto c'è la base bella stabile. A questo punto questi bordini noi li solleviamo un pochino, ok? Riuscite a vedere? E possibilmente gli diamo anche un po' di forma, così un po' arrotondata nei bordi, giusto per dargli un po' di movimento, va bene? Allora, ci siamo, adesso vi mostro ben bene, ecco la base del nostro cestinetto è pronta, vedete? Ecco qua, abbiamo fatto così, un attimo che metto i messaggi. Ciao Andrea, ciao Daniela, benvenuti, buona giornata a tutti. Ok, allora a questo punto io la inforno a 220 gradi, forno statico, circa un 15 minuti, poi vi orientate un po' con il vostro forno. Un attimino che lo inserisco, allora l'avevo preacceso prima, quello spento, ma ogni modo è molto facile. Inseriamo dentro, ok, io ne ho fatto giusto uno di prova e ne ho preparato un altro in modo che così sono più veloce con la demo. Allora, eccolo qua, vedete, l'abbiamo cotto, adesso semplicemente lo si stacca. E la nostra base di questo cestino di pasta fatto con la pasta della pizza è pronto. A questo punto, per creare un'insalatina veloce e fresca, io ho preparato dei pomodorini da terreno, va bene, che li mettiamo qui.
ne mettiamo un po' qui, ecco qua. Poi inserisco, visto che avevo a disposizione delle olive nere e delle olive verdi, certo se avete delle olive taggiasche diventa molto, molto saporito. Io oggi avevo a disposizione queste, quindi le utilizziamo e danno comunque buon sapore e un bel colore. Ovviamente metto delle olivette denocciolate, onde evitare che il mio ospite si arrabbi con me. Ecco, poi aggiungo delle ciliegine di mozzarella, ok? E noi facciamo così oggi questa piccola insalatina, però chiaramente potete all'interno di questo cestinetto di pasta di pizza potete metterci ad esempio del riso freddo, del couscous, oppure anche come insalatina potete inserire della rucola, potete mettere dei cubetti di cetrioli e feta, insomma sicuramente le idee non vi mancano assolutamente. Allora a questo punto mettiamo un pizzico di sale e poi andiamo a condire un pochino con dell'olio, ok, ecco qua. Un po' di olio, eccoci, prendiamo adesso anche, visto che avevo in questo piccolo orticello che ho qualche erbetta aromatica, ho un pochino di origano e ce lo metto giusto per dare un pochino di profumo. A questo punto diamo una piccola mescolata in modo da girare bene un po' il condimento che abbiamo messo, ecco qua, molto semplice e veloce, pratica, gustosa e leggera e soprattutto è fresca. Ecco, l'olivetta è partita e noi ce la rimettiamo dentro, poi ci mettiamo qui in bella vista. Ecco, per esempio potreste usare, se li avete a disposizione, anche dei rapanelli, sono molto belli da vedere, un po' di colore violaceo ci sta bene assieme, perché è sempre molto, molto interessante mettere una varietà di colori, diciamo, nel vostro piatto. Forme e colori danno sempre una sensazione piacevole, perché io penso sempre che quando si guarda un piatto, prima lo si guarda e poi lo si mangia, quindi sono importanti tutti e due gli aspetti. E ecco, praticamente noi adesso vi faccio vedere, l'abbiamo fatta in un attimo questo cestinetto. Allora aspetta che facciamo così, adesso magari ce lo andiamo a decorare con una fogliolina di basilico, così gli dà un po' di profumino fresco, magari lo mettiamo qua a lato, adesso vi mostro un pochino meglio. C'ho questi bastoncini che sono sempre molto simpatici e decorativi, che così, diciamo, l'ospite si pinza poi la sua insalatina. Ecco qua, vedete, in semplicità abbiamo fatto, anzi se potremmo anche quasi quasi accorciarlo questo stuzzicadente, cosa dite? Tagliamo un po', perché forse è anche un po' troppo grande, allora noi lo tagliamo così, così la proporzione è più giusta, non l'avevo fatto caso. Ecco qua, 5 minuti abbiamo preparato un piccolo cestinetto con l'insalatina. Io spero vi sia piaciuto, vi ringrazio ovviamente per l'attenzione e ci vediamo alle prossime dirette. Grazie mille e buon pranzo, ciao!